Allora, buongiorno a tutti. Oggi è il 22 giugno 2020. Questa è la seduta della prima commissione consiliare, secondo appello, seconda convocazione. Procedo a chiamare, appunto, a vedere i consiglieri che sono presenti. Presidente Evola. Buongiorno, sono presente e consento alla registrazione. Vicepresidente Mineo. Buongiorno, presente e consento alla registrazione. Consigliere Forello, assente. Consigliere Chinnici. Buongiorno, sono presente e consento alla registrazione. Consigliere Sala. È entrato adesso il consigliere È Sala. entrato in questo momento. 10.08. Aspettate, 10.07. Consigliere Buongiorno. Sala, buongiorno. Lei è presente e consente la registrazione? Sì, sono presente e acconsento alla registrazione. Consigliere Ferrandelli. Sono presente e acconsento alla registrazione. Prego, Presidente. Sì, buongiorno a tutti. Allora, intanto oggi abbiamo una serie di debiti. L'ordine del giorno. So che la Commissione la settimana scorsa, mentre io ero impegnata in commissione d'esami, ha avuto modo di esaminarli. Il consigliere Ferrandelli aveva evidenziato alcune situazioni, diciamo, anomale, insomma, che aveva riscontrato. E quindi poi magari gli cedo la parola, vediamo eventualmente di porre l'attenzione su questi due debiti. Avevamo immaginato anche di sottolineare la cosa con una lettera, diciamo, della commissione. E vedo che è entrata la consigliera Rita. Buongiorno. Buongiorno. Acconsenti alla registrazione, Claudia? Perfetto. Sì, certamente. Ora, prima di passare ai debiti, volevo dirvi che ho avuto modo di parlare con il presidente del Consiglio, un po' per rinnovare, diciamo, la memoria sull'ordine dei lavori della Capigruppo, anche perché oggi abbiamo ricevuto tutti, immagino, la nostra mail, la convocazione per domani su due delibere che riguardano l'urbanistica. Quindi domani probabilmente, diciamo, si inizierà da qua, però mi rappresentava il presidente che, così come avevamo immaginato, ma con un po' di ritardo anche per diciamo, le vicende legate al debito che abbiamo esitato durante l'ultima seduta, si dovrebbe iniziare con il contratto RAP. Ora, su questo volevo chiedervi, dico, la Commissione sente il bisogno di fare una seduta su questo. Dico, volevo ricordare che dalla settimana prossima, penso fino proprio alla fine di giugno, le sedute saranno, insomma, sul contratto di servizio della RAP. Quindi lo volevo ricordare così che poi magari possiamo stabilire insieme eventualmente come procedere. Io vi ricordo. Da domani, però, fino a sabato non potrò essere presente né in commissione né molto probabilmente in consiglio perché gli esami, diciamo, terminano tardi. Questo è un problema comunque, No, è un problema. Anche cioè, dispiace di come me perdere il. facciamo ora? No, Vorrei chiedere la parola. Vabbè, ho strappato un sì. sorriso, era quello che volevo. Consigliere Veramente. Ferrandelli, vai. Allora, Presidente, sì, secondo me sulla vicenda RAP è giusto vedere facendo, se riteniamo di dover fare degli approfondimenti in Commissione Bilancio, è corretto che li facciamo, anche se devo dire non relativamente al contratto di servizio, ma relativamente alla questione di RAP in generale. La vicenda del debito fuori bilancio ci ha visto convocare il presidente della RAP in più di un'occasione, quindi credo che il quadro sia già abbastanza composto Però e un riepilogo ce lo dobbiamo far chiaro. Sì, fare. dico, quindi secondo me in contemporanea con le sedute va bene. Io però volevo ricordare alla Commissione due altri impegni e poi entro relativamente al debito fuori bilancio. Un impegno era quello di approfondire in Commissione, poiché noi siamo interessati dal punto di vista del patrimonio e delle entrate tributarie. Avevamo chiesto di approfondire
fare una commissione avendo chiarezza sulla vicenda Decathlon, per essere chiari. Era stato evidenziato sia da me che dal collega Mineo, era stata richiesta la presenza anche del sindaco, e io credo che urgentemente noi dobbiamo su questo attivarci. Altro tema riguarda la questione patrimonio. In più di un'occasione, anche con la vecchia, ospitando la vecchia società, la nostra commissione ha cercato di porre attenzione sulla famosa convenzione dello stadio Barbera. Abbiamo approfondito col patrimonio il contenzioso con la vecchia società, adesso abbiamo acquisito altri elementi sulla nuova società. E questo... Scusami Fabrizio, buongiorno, presente Forello, autorizzo. Buongiorno. Grazie. Questa querelle ovviamente sta interessando la città e la squadra, sebbene in Serie C rischia di non poter giocare più il proprio campionato sulla città. Su questa cosa io credo che noi dobbiamo fare una convocazione urgente. E poi entro in merito al debito fuori bilancio e i debiti fuori bilancio. Quindi su queste due cose io vorrei un attimo la chiarezza. I debiti fuori bilancio è sacrosanto, io non condivido, diciamo, la modalità, molti si generano secondo me per inadempienza o incapacità manifesta da parte del Comune di Palermo, arrivano sentenze e quelli soprattutto con lettera chiaramente mettono nelle condizioni il Consiglio Comunale, consigli comunali, di riconoscere quanto una sentenza ha già riconosciuto. Però io in merito a questo vorrei rientrare, ne segnalo, ne abbiamo segnalati tanti, vorrei continuare a segnalarne alcune. La vicenda, ad esempio, dei canoni condominiali dovuti dal Comune di Palermo in quanto proprietario di beni confiscati alla mafia. Non è vicenda soltanto di questa sentenza, è vicenda di sempre. È chiaro che la Rognoni-La Torre prevede la gratuità dell'utilizzo dei beni a fine sociali per i soggetti che chiaramente sono nelle condizioni giuridiche, nello status di poterle richiedere, Ollus, cooperative sociali, via discorrendo. Il Comune di Palermo, restandone proprietario e chiaramente, diciamo, indipendentemente dal conduttore, si deve fare anche carico di tutti gli altri oneri di conduzione, perché non è previsto la richiesta di nessun contributo. Per cui il Comune di Palermo spesso non paga gli affitti di questi immobili, non pagando gli affitti, cioè i canoni condominiali di questi immobili, appena arrivano i canoni condominiali, invece di pagarli, spesso sta cosa va contenzioso, come il caso di uno dei debiti fuori bilancio che abbiamo analizzato e dovrebbe andare in votazione ora, per cui un canone condominiale arretrato per 4.000 euro, fra giudizio, opposizioni e inottemperanze, arriva a circa 8.000 euro, cioè copre cifre interessanti che potrebbero essere destinate il doppio, diciamo, al pagamento. Io dico, comprendo il riconoscimento di una sentenza, l'adempimento e il riconoscimento del debito fuori bilancio, ma purché questa esperienza insegna alla macchina comunale qualcosa, cioè che i canoni d'affitto, così come riconosciuto la sentenza, vengano pagati. Per cui io riconosco il debito fuori bilancio per il pregresso, ma da quando è stato affermato un principio giuridico, è chiaro che io queste somme per gli anni successivi non me le posso più aspettare come debiti fuori bilancio, ma me li devo ritrovare nel bilancio di previsione. Perché prima non lo sapevo, fra virgolette, e io su questo sono molto critico politicamente, però da quando una sentenza lo stabilisce, per gli anni futuri li accantono, li prevedo, li metto da parte e pago. Se questo non accade, questa esperienza non c'è insegnato niente, i soldi dei contribuenti vengono sprecati e continuiamo a produrre inadempienze e probabilmente a configurare ipotesi di danni erariali. Grazie Presidente. Sì, perfetto. In effetti l'altra volta tu pure l'avevi messo in evidenza. Chiedo alla segreteria se l'avvocato Palmigiano ha avuto... Sì, sì, Presidente, sta predisponendo la nota. Perfetto, perché l'idea, lo dico anche per i consiglieri che magari la volta scorsa non erano presenti, proprio facendo nostre, diciamo, le considerazioni del consigliere Ferrandelli, abbiamo pensato che possa essere
utile, insomma anche necessario, mandare proprio una nota della commissione all'assessore al bilancio, quindi proprio all'organo politico, per chiedere se le somme, insomma, sono previste, e in ogni caso per sollecitare affinché nel previsionale che poi redigeranno queste somme effettivamente siano contemplate. Io ricordo che l'insistenza della nostra commissione, per esempio sulla questione degli anziani, poi è andata, diciamo, a buon fine, perché se vi ricordate c'era allora, insomma, l'assessore Gentile, naturalmente anche l'assessorato di Giuseppe Mattina aveva più volte sollecitato questa cosa, poi effettivamente ci siamo riusciti ed è da un bel po' che non arrivano debiti, diciamo, che fanno riferimento a questa cosa. Quindi, insomma, penso che potrebbe veramente essere utile anche questo, un modo veramente per riuscire, diciamo, a supportare le cose. Va bene, Presidente, condivido. E se poi possiamo procedere con la votazione dei debiti. Sì, infatti questo volevo Presidente, fare. Chiedo di intervenire, per favore. Certo, prego. Buongiorno, io questo è il debito relativo ai canoni, mi sembra, Presidente, quindi questo che noi stiamo affrontando ora, perché noi c'era un gruppo che avevamo già discusso che riguardava questi e anche danni da insidie stradali e non manutenzione delle strade. Non li abbiamo esposti la scorsa settimana? Sì, infatti. Esatto. Io vorrei, sulla base di quello che appunto si era detto con il presidente Mineo la scorsa volta, cioè si erano affrontati questi debiti dove erano stati chiamati in causa il comune di Palermo in concorso con la società partecipata RAP, è una questione di cui vi avevo anticipato e avevo discusso prima, ma a questo punto richiedo al presidente presidente della commissione di prendersi carico. Ci sono diversi, svariati debiti per svariati milioni di euro a cui il Comune di Palermo è stato condannato in concorso con la società che gestisce e che avrebbe dovuto avere il compito di gestire. Fortunatamente a breve questa concessione terminerà, perché peggio non si poteva fare, ma relativa alla manutenzione delle strade. Ci sono tantissime sentenze dove la RAP viene chiamata in causa quale responsabile del danno, ovviamente in concorso col Comune di Palermo. Io vorrei sapere, Presidente, e quindi chiedo a lei di fare una comunicazione, una richiesta di informazioni agli uffici competenti per avere la situazione ovviamente attuale e il polso della situazione. Io richiedo a lei di fare una richiesta agli uffici competenti relativa a intanto a sapere il quantum complessivo il Comune di Palermo in questi anni, da quando esiste la RAP, da quando è stato affidato alla RAP il servizio di manutenzione della strada, ha dovuto pagare a titolo di risarcimento del danno e quindi a titolo di debito di debito fuori bilancio, prima cosa. Seconda cosa, se il Comune di Palermo ha mai richiesto alla RAP le somme che gli sarebbero, diciamo, dovute e che avrebbe dovuto richiedere onde evitare la formazione di ulteriori danni erariali, se ha mai richiesto alla RAP o ha posto in compensazione nei confronti della RAP tali somme. Questi elementi sono fondamentali, io li avevo già, diciamo, posti all'attenzione tempo fa, ma a questo punto penso che sia necessario un atto. Avevamo scritto su questo, anche relativamente ad altre partecipate, perché spesso... L'abbiamo chiesto anche quando è venuto il presidente della RAP e ci ha detto che ci avrebbe fatto avere un report. Io però richiedo di adesso, visto che tra l'altro... reiterare. Sì, e poi siamo anche in una fase di conclusione, di... affermazione di un nuovo, diverso contatto di servizio con la RAP. Io vorrei che si avesse chiara la situazione, perché secondo quelle che erano i conti che ma molto approssimativi avevo fatto io, il danno in questi anni per il Comune di Palermo è di almeno 10 milioni di euro, somme che non sono state mai richieste
alla RAP che è stata alla quale si è continuato a pagare un corrispettivo ovviamente inferiore rispetto a quello previsto dal contratto di servizio per la pseudo, utilizzo il termine a titolo ovviamente di senso compiuto, per la pseudo manutenzione delle strade. Siccome il Comune di Palermo ha per legge l'obbligo di rivalersi, altrimenti causa un danno ai propri cittadini, questa situazione va affrontata immediatamente, proprio in questo periodo in cui dobbiamo affrontare la questione del contratto di servizio della RAP, perché non vorrei domani che poi la Corte, siccome molto spesso questi debiti sono stati segnalati alla Corte dei Conti dal Collegio dei Revisori, e molto spesso in questi debiti si risultava proprio la RAP come soggetto finale responsabile del danno. Non vorrei che domani la Corte dei Conti si svegliasse e chiedesse al Comune di Palermo: ma che hai fatto tu, Comune di Palermo, in questi anni? Hai mai richiesto queste somme? E quindi da questo punto di vista richiedo da parte nostra una indagine conoscitiva per conoscere lo status quo. Grazie Presidente. Sì, perfetto. Ma quello che avevamo già mandato non è mai stato risposto, è vero, dottoressa Tedesco? No, sì, tempo fa abbiamo mandato qualcosa, però non c'è stato riscontro. E quindi bisogna, diciamo, sollecitare, ampliare un po' il raggio. Va bene, anche qua carichiamo l'avvocato Palmigiano. Sì, l'avvocato è pure in collegamento e infatti ha sentito. Ah, perfetto. Poi scrivi se puoi, avvocato, se può scrivere qualcosa in merito a quello che hanno detto i colleghi, in maniera tale... Sì, va bene, solo che evidentemente avrà qualche problema. Va bene, sì, ho seguito. Ah, perfetto. Okay. Sì, ho preso appunti, ora predispongo le bozze. Sì, delle scusate, due note, mi sto allontanando un secondo di stanza, spengo un attimo la telecamera, nel frattempo possiamo cominciare a predisporre tutto per i debiti, ma scusate, mi è uscito il consigliere Sala. È andato via, perché non lo vedo. Io stavo scrivendo e quindi se non mi si dice niente quando voi uscite a me era un po' complicato. Infatti per questo io avevo fretta poco fa. Infatti anch'io dicevo. No, io non sapevo che il consigliere Sala... Che facciamo? Presidente, io dovrei conferire due minuti con la commissione. Se è possibile chiederei proprio due minuti di sospensione. Sì, assolutamente sì, accordati. Chiedo di interrompere un attimo la registrazione. Va bene, sono le 10:24, interrompiamo.